Due squadre storiche della Fair Play, due squadre incredibili, veterane di questi torneo. Gli NST da un lato, gli Sboccheri dall'altro, Baudo e Serio. Due squadre davvero veterane che per la prima volta si mostrano come favorite in questo torneo nell'apertura Fair Play. E per la prima volta, quale momento migliore di sfidarsi la prima giornata? Due delle favorite che finalmente non sono mai riuscite a coronare il sogno di vincere questa Serie B tanto attesa, ma adesso sono una contro l'altra. E vogliono subito partire alla grande per mettere le cose in chiaro. Loro ci sono per questo torneo e vogliono finalmente guadagnarsi la A. Buon pomeriggio da Federico Aldarella, che vi racconterà questo big match di Serie B, se Serie B si può chiamare, perché sono davvero due squadre di alto livello nonostante la seconda serie dell'apertura. Carolla punta Baudo, passa Carolla che può andare col sinistro. Venza! Paradon di Venza con la mano di richiamo e dice di no a Carolla, che aveva già praticamente la vittoria in tasca, sta già per festeggiare, ma paratissima di Davide Venza con la mano di richiamo. Venza è rimasto in piedi. Carolla, sinistro, ancora Venza. Rimane in piedi, palla in mezzo. E incredibilmente Venza ritrova la posizione e dice ancora di no. Quarta parata super. Burgio. Lauricella. Sposti il pallone, Lauricella che arriva sul fondo. Mette al centro per Burgio che di petto controlla, poi gira per Carolla. E stavolta sì, non sbaglia Nicola Carolla. L'abbiamo detto, abbiamo tanto esaltato il tetto di questo fuoriclasse del numero 10, che dopo almeno 7-8 occasioni la mette dentro. Non può nulla Venza. 1-0, vantaggio in ST ed è meritato. 3 contro 0, Carolla, 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 la sterzata solo nel centro per Colomba. E se sbagli questo, e allora ci andiamo pure noi. Finisce 2-0, vinco in ST, il big match della prima giornata. Partita sofferta, tante occasioni sprecate, ma portata a casa meritatamente. Carolla si prende l'MVP con gol e assist. Finisce 2-0 al Campo nel Mediterraneo.